Se devo pensare alle continuità, alle discontinuità che ci sono, diciamo, tra la resistenza e l'antifascismo, diciamo, chiaramente c'è un cambio generazionale, cioè c'è un problema iniziale di sconfitta dell'antifascismo italiano tra il 19 e il 22. Questa sconfitta è una sconfitta che, diciamo, segna anche una discontinuità generazionale, nel senso che per quelli che poi, diciamo, diventano adulti negli anni 30 e negli anni 40 è impossibile riguardare a quel momento come, diciamo, un'esperienza, un punto di riferimento per ricostruire o ripensare il proprio spazio nella politica antifascista e nel conflitto con i fascisti, ed è quindi un'esperienza negativa dalla quale, diciamo, gli antifascisti degli anni 30, in modo particolare della fine degli anni 20 e degli anni 30 e poi successivamente, si devono smarcare. L'esperienza, diciamo, chiave nella riflessione alle origini del movimento resistenziale è l'esperienza ovviamente comunista, nel senso che negli anni tra le due guerre il successo dell'esperienza rivoluzionaria è l'esperienza rivoluzionaria fascista, che è un'esperienza rivoluzionaria sui generis e che spesso non viene accettata come esperienza rivoluzionaria, ma che comunque introduce degli elementi di violenza, e dall'altra parte l'esperienza della rivoluzione bolscevica, e quindi, diciamo, anche le strategie d'azione messe in piedi da Lenin in quella fase rivoluzionaria. Queste sono un po' le due radici attraverso le quali, per opposizione o per identificazione, a seconda dei gruppi politici e degli ideali che li guidano, attraverso il quale si pensa, alla lotta antifascista e alla ricostruzione di un movimento di guerriglia e di guerra antifascista nel contesto italiano. In questo senso, diciamo, l'esperienza della guerra civile in Spagna è veramente un momento di snodo, un momento di passaggio. Non è casuale che da quell'esperienza esca un libro come Oggi in Spagna, Domani in Italia, e non è casuale che, diciamo, quell'esperienza venga ripensata e articolata proprio da Carlo Rosselli in quel momento e in quel modo, perché Giustizia e Libertà è un movimento che ha fatto i conti con la questione della violenza, forse in maniera più esplicita di altri movimenti antifascisti, e li ha fatti perché in qualche modo accetta o comunque riformula alcune delle matrici anche dell'uso della violenza fascista a proprio modo. Alcuni dei membri di Giustizia e Libertà hanno pensato all'attentato come un gesto politico, hanno pensato all'uso della violenza di strada come un gesto politico, e in qualche modo hanno accettato quella tipologia d'azione per contendere lo spazio politico ai fascisti. E non casualmente, nel momento in cui si arriva alla guerra civile in Spagna, un movimento rispetto al quale loro sono una minoranza, ci sono gruppi socialisti, anarchici, comunisti, eccetera, però tra gli italiani sono quelli che riescono a concettualizzare, il fatto che, l'esperienza delle brigate internazionali è un'esperienza di guerriglia e di guerra che gli italiani finalmente riescono a fare dopo la sconfitta del 1922 e degli anni successivi, riescono a fare e riescono a proporre un nuovo modello di lotta anche armata per la sconfitta del fascismo. E quindi Guadalajara diventa un modello di una possibile riscossa dell'antifascismo. E dopo la Spagna, diciamo, il movimento quindi si riassesta, e non casualmente i militanti e i combattenti della guerra civile spagnola poi assumono spesso un ruolo nelle brigate partigiane, proprio perché sono loro i testimoni di un'esperienza di conflitto che, sia pure perduto, però è un conflitto che si è realizzato. C'è una radicalizzazione fascista che è connessa al secondo conflitto mondiale, al modo in cui evolve il secondo conflitto mondiale, e penso che l'adesione a un modello di conflittualità anche violenta e di guerriglia da parte del mondo antifascista sia, diciamo, l'effetto della consapevolezza che il fascismo si può battere solamente attraverso la violenza, cioè che non esiste una strategia parlamentare, una strategia politica istituzionale per sconfiggere il fascismo. La Seconda Guerra Mondiale rende evidente, ma già agli anni 30, con l'ascesa al potere del nazismo e successivamente con la guerra civile spagnola, che c'era una disponibilità, che ovviamente si può realizzare solo in determinate condizioni, e ovviamente l'8 settembre per l'Italia, o comunque, diciamo, l'avvio della sconfitta, della lenta sconfitta del Regno d'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, è uno degli elementi che rende possibile il pensare di avviare un movimento di resistenza violenta.
per gli italiani vale l'esperienza dell'occupazione, per esempio della Jugoslavia o di altri territori, di un'occupazione in cui loro appunto devono rispondere alla violenza dei partigiani, e quella è un'altra esperienza, diciamo, che in qualche modo aiuta a pensare quali sono le forme di azione, diciamo, rivoluzionaria o di guerriglia antifascista nel corso degli anni 43-45. L'altro elemento è quanto pesa l'esperienza della violenza squadrista nel 43-45, e sicuramente c'è un peso di questa violenza, c'è un peso perché il 43-45 vede il rinascere di un certo movimento volontarista da parte del fascismo, che riprende quella, diciamo, mitologia delle origini, anche quell'azione delle origini, e quindi questo è uno degli elementi. L'altro elemento è che in qualche modo una parte del simbolico legata alla conquista del potere in Italia da parte dei fascisti e da parte degli antifascisti è legato all'epopea della violenza squadrista, e quindi la violenza è sicuramente più accesa laddove più accesa era stata la violenza squadrista nel primo dopoguerra, e questo significa anche per gli antifascisti ripensare a quella sconfitta, che è una sconfitta in qualche modo necessaria, nel senso che ovviamente soprattutto nel 21 e il 22 sostanzialmente il mondo antifascista, tranne pochissime eccezioni, combatte contro il fascismo appunto attraverso una politica istituzionale, comunque legale o paralegale, mentre il fascismo combatte con una politica violenta e squadrista, e quindi ripensare a quell'esperienza però con l'utilizzo della violenza. E questo poi sarà un problema non solamente negli anni tra il 43 e il 45, ma sarà anche un problema del dopoguerra, perché ovviamente nel ritorno alla democrazia questo riflessione e, diciamo, reinserimento dell'esperienza anche violenta dentro un contesto invece democratico va in qualche modo risignificata e anche ovviamente limitata.